Rieccoci qua ragazzi, belli siete, buonasera, buonasera, buonasera a tutti amici napoletani, l'unica squadra a vincere in questo primo turno di Champions League non poteva che essere chi? Il Napoli. Hanno pareggiato tutte, chi bene, chi male, chi all'ultimo, l'unica e in estremis, perché poi alla fine sembrava quasi un altro pareggio anche questo, però sarebbe stata una beffa. È stato il Napoli, perciò complimenti al Napoli che insomma si porta a casa questa vittoria che vale tanto e per il morale, perché insomma con un inizio un po' difficile come è stato in campionato ci voleva, e soprattutto perché partire bene in Champions League non fa mai male, insomma, vincere fuori casa è vero col Braga, però intanto porti a casa una vittoria già fuori casa, vuol dire che c'hai altre 3 partite in casa da giocare. Insomma, perché se quelle in casa poi le giochi alla grande, perciò dai ragazzi, facciamoci 2 chiacchiere insieme prima di iniziare. Vi ricordo anche a voi di iscrivervi al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Ho fatto 2 video, ho selezionato Inter e Napoli e insomma poi usciranno un po' in ritardo, ma li faccio uscire tutti e due. Non ho voluto fare un unico video, perché così almeno gli amici napoletani si vedono il loro e gli amici, i cugini interista si vedono il loro. Perciò dai ragazzi, vi chiedo un bel like, mi raccomando, per supportare questo video. Ditemi la vostra nei commenti, iscrizione, attivazione della campanella, solite cose. Se vi va seguitemi su Instagram, ho un gruppo Telegram, nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link, vi aspetto di là. Dai ragazzi, allora è arrivata la vittoria in Champions. Allora devo dire, devo essere sincero, no? Ho visto entrambe le partite, l'ho detto anche nell'altro video, sia l'Inter che il Napoli. E a differenza dell'Inter, il Napoli ha fatto sostanzialmente la partita, no? Il Napoli ha giocato benissimo, ha avuto nel primo tempo è stato un dominio unico. E in 20 minuti, ci sono stati 20 minuti veramente che ha avuto 4 palle nitide, dove veramente la palla oggi sembrava non volesse entrare, veramente un qualcosa di clamoroso. Osimhen un paio di volte, però veramente il Napoli oggi ha fatto il Napoli, devo essere sincero, ha fatto il Napoli, anche a centrocampo l'ho visto decisamente meglio, anche se poi ha concesso un paio di situazioni al Braga, no? Cioè, ci sta, perché poi sei in Champions League, non è che giochi coi scappati di casa, qualcosa le squadre cercano sempre di farlo. Perciò qualcosina ha concesso, però devo essere sincero, è stato un primo tempo praticamente senza storia, mai, mai senza storia, dove il Napoli veramente mi è sembrato di vedere il Napoli dell'anno scorso in certi momenti, no? Insomma, che pressava alto, che non ti faceva respirare, che attaccava subito il portatore di palla, insomma, quelle cose che hanno fatto la differenza l'anno scorso di questa squadra, che ancora non si erano viste in maniera nitida. Oggi, stasera, io devo essere sincero, li ho visti nel primo tempo, soprattutto l'ho visto. E poi, vabbè, oggi non era giornata per Osimhen. Osimhen oggi è successo di tutto: parate, pali, parate, la palla gol, non gol. Sembrava dentro, invece non era ancora non era suonato l'orologio e comunque non era entrato. Insomma, il Napoli veramente nel primo tempo ha fatto a fettine il Braga, però la palla non voleva entrare, veramente. Sembrava quasi una partita maledetta, soprattutto un primo tempo che si stava chiudendo sull'1-0. E invece è arrivato il gollonzolo del capitano proprio nel recupero del primo tempo. Che cosa si può dire di Lorenzo, ragazzi? Oramai non ci sono più parole. Oggi ha fatto il gol. E se vogliamo vedere gol partita, gol vittoria, perché insomma, se hai vinto 2-1 e 1 è il tuo, e può essere anche considerato il gol vittoria, senza calcolare che l'altro poi se lo sono fatti da solo, perciò insomma. Ma a parte quello, a parte il gol, ha avuto 2 occasioni nitide per fare. Oggi poteva fare la tripletta veramente di Lorenzo, era a tutto campo. Non ha sbagliato nulla in difesa, è un leader a tutti gli effetti, cioè veramente la crescita di Lorenzo è un qualcosa di veramente clamoroso. E devo essere sincero, io mi ricordo anche quando, adesso non voglio fare paragoni, perché poi io non, per l'amor di Dio, però Di Lorenzo mi sembra proprio adatto, fatto apposta per essere il capitano di questa squadra. Cioè, in passato Insigne, sì, per amore di Dio, cuore napoletano, passato nato a Napoli, perciò nelle giovanili, tutto quello che volete.
Però poi, insomma, sembrava quasi che lo facesse proprio più per mestiere che per voglia. Di Lorenzo sembra che ce l'ha cucita al braccio quella fascia. Io lo vedo proprio, cioè io vedo Di Lorenzo e lo vedo proprio con la maglietta del Napoli e la fascia da capitano. Un po' come quando vedi Zanetti, l'Inter, la fascia di capitano, nel Milan Maldini, no? Insomma, Di Lorenzo io lo associo al Napoli con la fascia da capitano, cioè proprio la faccia e il modo di giocare da capitano. Detto questo, ha fatto una partita pazzesca, pazzesca veramente. Ha avuto, come ho detto prima, due occasioni, ma poi non, veramente non ha sbagliato assolutissimamente nulla e porta in vantaggio il Napoli con un gol lozzolo, un tiro forse anche un po' sporco che va a finire all'incrocio dei pali su un calcio d'angolo, su un batti e ribatti. Lui è senza troppi fronzoli e senza cercare di fare tacchi assurdi. Ha tirato una ciabattata, come si dice dalle mie parti, come ho detto io ieri, ma tira una ciabattata quando arrivi a un certo punto che vedi che la palla non entra e vedi che stai creando, anziché essere troppo perfettino, voler fare coppe, una ciabattata, che magari la ciabattata va dentro da sola, e così è stato. Così è stato, all'incrocio dei pali la ciabattata è andata, però l'ha voluta, perciò se lo merita il Napoli chiude in vantaggio, giustamente, e io dico che avrebbe dovuto essere almeno 2-0. Un primo tempo veramente dominato, secondo tempo un po' più, insomma, il Napoli ha giocato bene, però insomma il Braga si è fatto vedere, non si è perso d'animo. Altri gol mangiati dal Napoli oggi non era giornata, e Osimhen poi nel secondo tempo secondo me si è voluto un po' troppo intestardire in certe situazioni, si vedeva aveva voglia di far gol, però quando non è giornata a volte devi capire anche quando non è giornata e magari cercare di fare altro, perché se ti intestardisci quando è giornata è giornata. E l'ho visto un po' così nel secondo tempo, e poi arriva sto gol lonzolo qua del Braga, ma forse l'unica azione, un paio ne ha avute nel secondo tempo, insomma, quest'uomo lì da solo ha preso questo gol di testa. Sembrava un pareggio, no? Perché poi quando ci si mette così la partita dove tu hai dominato il primo tempo e non sei riuscito a far gol, poi lo hai fatto in maniera casuale con una ciabattata, e poi dopo comunque hai sbagliato tanti gol, la partita poi te la pareggiano così, dici quasi che è veramente forse è meglio stare calmi e cercare di portarsi a casa il punto, perciò veramente rischi il paradosso di perderla addirittura. E invece il Napoli non ha pensato a quello, ha continuato a fare il suo gioco, ha spinto, è arrivato il secondo gol, sì è vero su autorete, però il Napoli era lì, ci provava, cioè a costo anche di beccare una ripartenza, ma ha provato a vincere la sua partita e alla fine se l'è portata a casa in maniera meritata, con il secondo gol appunto arrivato a pochi minuti dalla fine, un autorete, un cross di Zielinski dove il giocatore... Il difensore del Braga per cercare di spazzarla alla svirgola, la mette in porta. Bene, poco male, vittoria del Napoli, grande vittoria del Napoli, è partito subito col piede giusto. Adesso vedremo se darà anche delle risposte in campionato, perché lì ha un po' di ritardo. Vedremo. Dai, ragazzi, vi auguro una buonanotte a tutti quanti. Mi raccomando, ci vediamo domani per analizzare la giornata Champions. Vi abbraccio, un bel like e come dico sempre io, bye bye!